Buon anno fratello, buon anno davvero, e spero sia bello e leggero, che voli sul filo dei tuoi desideri, ti porti in momenti profondi e i misteri rimangano dolci misteri, che niente modifichi i fatti di ieri. Ti auguro pace, risate e fatica, trovare dei fiori nei campi d'ortica. Ti auguro viaggi in paesi lontani, lavori da compiere con le tue mani, e figli che crescono e poi vanno via, attratti dal volto della fantasia. Buon anno fratello, buon anno ai tuoi occhi, alle mani, alle braccia, ai polpacci, ai ginocchi. Buon anno ai tuoi piedi, alla spina dorsale, alla pelle, alle spalle, al tuo grande ideale. Buon anno fratello, buon anno davvero, e spero sia bello, sia bello e leggero. Che ti porti scompiglio e progetti sballati, e frutta e panini ai tuoi sogni affamati. Porti chilometri e guance arrossate, albe azzurre e tramonti di belle giornate, e semafori verdi, e prudenza e coraggio, ed un pesce d'aprile e una festa di maggio. Buon anno alla tua luna, buon anno al tuo sole, buon anno alle tue orecchie e alle mie parole. Buon anno a tutto il sangue che ti scorre nelle vene, quando batte a tempo dice andrà tutto bene. Buon anno fratello e non fare cazzate, le pene van via così come sono nate. Ti auguro amore, quintali d'amore, palazzi, quartieri, paesi d'amore, pianeti d'amore, universi d'amore, istanti, minuti, giornate. Ti auguro un anno d'amore, fratello mio, l'amore del mondo. E allora, buongiorno Italia, buon 2009, noi ci siamo svegliati a Varanasi con un odorino buonissimo, siamo usciti, ci siamo praticamente incamminati lungo il Gange. C'è chi si lava, chi lava i vestiti. Poi stamattina siamo stati in un bellissimo posto. Ora abbiamo preso il nostro bateau. Boat. Ragazzi, forse ho visto una cosa. Ah, io pure. La vediamo prima. Cos'è, Nino? Io qua l'ho zoomata. Comunque, l'altra sponda del fiume, lo vedete un po'? Sì, sì, molto blu, fondale. Questo qui, ragazzi, è un cadavere. No. Sì, guardatelo pure voi in Italia. È un cadavere. Cos'è? Body. Person. Una pecora. Vabbè, ieri abbiamo visto però due persone. Allora ci rimettiamo. E noi ci
ci vediamo allora domani con il crematorio. Veramente, veramente, veramente. Allora, adesso pure ci vediamo più tardi, che... Sì, va bene, nel senso che comunque... Con il giro in bacio. Allora, a più tardi. Think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and clouds of white and the brightness. Anche noi portiamo un segno di rispetto al nostro fiume sacro. Nina, se tu devi andare. Ok, ciao. Non vedo però appoggiarlo poi. La faccio anch'io. Sì, fallo a Erika. Mi tanto male. Vai Erika, pure tu. Oh, attenta agli occhiali forse. Un segno di rispetto al gallo. Che carino fa? Non lo so. Aspetta però, forse... Mi vedi? Sì, che ti vedo, però io mi devo mettere fuori. Lui? Oh, molta paura. Sì, l'abbiamo capito. Le tre fiammelle. Però poi dovrei ricattare un po' ciò. Aspetta, che fa? Sì. Per sedere? Grazie. Nino ancora è molto scantato. Dico, non è che lui si rilassa, no, no. Per niente.
Buongiorno. Buongiorno. Ciao Nino, siamo qua in preda a tutti i nostri cacciatori per fare un po' di... ci vogliono vendere tutte cose, ma già noi abbiamo comprato. Erika, buongiorno, dov'è Erika? Buongiorno, buongiorno. Qui. Oggi grandi acquisti. Oggi grandi acquisti? Da questa strada ormai noi qua guarda, ci sentiamo indiani, ci sentiamo. Questo bidello qua. Non ci stupiamo più. Buongiorno. C'è anche Nino, guardatelo che è tutto. Ho fatto una camicetta nuova, molto bella. Siamo troppo vicini. Da notare Nino, la bellezza del nostro amico Nino. Con il cane. Con il cane, con il cane sempre. Il mio amico fedele. Ok, passa e chiudo. Aspetta, guardate gli occhi di Nino che sono belli. Sono belli sciupati. Bene. Ok, passa e chiudo. Anche la mia maglietta è nuova, oggi abbiamo un sacco di nuove, eh? Erika! Erika, non hai messo niente di nuovo tu? No! Va bene, allora riprendiamo un po' questo casino, ora lo stiamo attraversando. Incluse le tasse. Un chilo di cibo. Che guarde. Ti sto riprendendo. Ti parlo di tascia. Incluse le tasse. Incluse le tasse. Fai vedere il braccialetto nuovo di Lara. Dobbiamo parlare in maniera molto più gestuale, più soft. Ok. Tutta strorussa. Che stiamo facendo, Loredana? Ah, ci stiamo prendendo le nostre patatine pomeridiane e poi andremo ad assistere di nuovo ad una bellissima preghiera indù, sperando sempre che ci sia, perché ieri era festa, oggi non c'è nessuno. Erika, che dici? Ieri c'era molta confusione, siamo stati fortunati, abbiamo incontrato un giorno di festa per l'indù. E poi neanche ci sono più luci. Ah, già smontare i luci. Ah, no. Neanche inaspettato il 2 di gennaio, da noi durano per un anno venire ancora non lì. Ancora riprendi? Anche per il tè. Riprendo pure il tè. Buonissimo qua il tè. Abbiamo assistito adesso. Nina. Ah, sono le tue patatine. Nina che si è la sua. Era pieno quello. E le ha sfotate. Quindi io lo prendo da qui. È semplice, te l'hai buttato tutto addosso. Dai Nino, condisci tutte le patatine. Cacciamo.
non so che cosa fare. Alzarmi, tu ne vuoi sale, Lori? Sì, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Che succede? C'è la messa ora, comincia la messa. No, grazie. E ti sei inventato di cantarti, di scuotere un po' di mette il tuo fiore. La signora vuole venderci fiori, però io già l'abbiamo fatto per sorridere. Stiamo aspettando e comincia la messa. Abbiamo persa per strada. Speriamo che ci raggiunga. È al telefono con Ale. Nino, dopo le patatine al sale, è pronto per riprendere. Okay. 5 rupee.
10 rupees. Wie mi hanno detto? Ah, nel mezzo. Ah, ok, questo okay, qui okay. Proprio, guardatelo. Alessandro, non è colpa nostra. Ok, basta. Ok. Basta. Nino, 10 rupee, gli ho detto. Gli ho detto 10 rupee. Ok, stop. Aspetta, last. Ok, ok. L'ultima, la foto. Ah. Are, foto. Ok. Foto. Only two people come in. Huh? More do like that. Okay. Okay? It's okay. Hot. One second.